caloroso buongiorno dallo stadio Colle di Fuori di Rocca Priora. Questa è la 32esima nonché terz'ultima giornata del girone C di promozione laziale. Oggi si affrontano Rocca Priora e Vigor Percunti. Vi racconterà il match Stefano Solazzo di Live Sport Academy. Vi auguro buona visione e buon divertimento. Adesso l'arbitro ha già fischiato. Parte il destro a giro che esce sul lato destro di Simone Bello. Prima occasione per la Vigor. Ora occhio alla destra da lontano, alla gol incredibile per il vantaggio di Rocca Priora al settimo di gioco. Il destro che è un sicuro, quello di Matteo Fortunato, non può nulla Luca Pedulla e quindi squadra di casa che passa in vantaggio. Il pallone a Fortunato, l'autore del gol, che scarica su Tiberi che torna indietro, ancora Fortunato, poi di prima Minichelli, ora apertura a destra per Renzi e punta all'uomo, buono il corridoio in mezzo a due per la conclusione provata anche da Turmalai. Applausi del pubblico, prende sempre più confidenza la Rocca. Ora altra palla pericolosa per la Rocca, buono stavolta l'intervento di Luca Pedulla, salva in calcio d'angolo. Parte ora il traversone direttamente sui piedi di Castellini, adesso occhio perché è scoperta la Rocca, entra sul destro Castellini che poi prova ad aprire nella zona di Bianchini che però è coperto da Matteo Fortunato che ha tutto il tempo di appoggiarsi su Cupellaro che allontana, ma non è finita, attenzione perché ha tutto lo spazio per provare il sinistro. Qui scaccia con il grande intervento da parte di Simone Bello che salva in corner. Volte avanza il numero 11 Pasquetto, a sinistra è libero, viene visto e servito Finucci, entra adesso in area di rigore, punta all'uomo, se ne va fino alla linea di fondo, mette in mezzo e a porta vuota, deve solo ribadire a rete Emiliano Pasquetto che pareggia i conti al minuto 30. Uno pari, partita di nuovo in equilibrio. Ora Ristori apre a destra, Luisi poi cerca Renzi che stoppa bene il pallone, mette scivolata, poi Fortunato, conclusione che finisce sul fondo che però in ricezione, quindi esce la Vigor con Falanga che aspetta l'arrivo di Cappellanti, messo giù, calcio di punizione e doppio giallo. Resterà in 10 la Rocca Priora per la restante mezz'ora. Viene espulso Paolo Troisi. Telecross di Fortunato e trova la testa di Marchi, pallone che finisce fuori, occasionissima della Rocca che ci prova nonostante l'inferiorità numerica. Non era comunque Marchi ma era stato Pastore a colpire di testa. Tutto pronto, parte Pasquetto direttamente in porta, eccolo il sorpasso della Vigor Percunti al minuto 77. Non è imprendibile per Simone Bello, per Finucci è la nona rete stagionale. Pastore in area di rigore, prova il destro, pallone sul fondo e Trinca va a sinistra da Cappellanti, Finucci dietro per scaccia, poi Falanga va a sinistra, ritorna indietro ancora dal 10, poi corridoio per il tentativo di Fabio Gargiulo, finisce sul fondo. Buono il pallone
per Gargiulo, messo giù, calcio di rigore per la Vigor per Conti, che ora ha l'opportunità di mettere il punto su questa partita. Parte Alessandro Finucci, insacca il gol del 3-1 che chiude i giochi a favore della Vigor per Conti. Aveva intuito Simone Bello, ma non è potuto arrivarci. Rigore praticamente perfetto con il numero 9 della Vigor. 3-1 al 92esimo. Parte il cross, allontana la retroguardia di Rocca Priora. Ed eccolo qui, tre fischi del direttore di gara Christopher Longo, come tre sono i punti della Vigor per Conti, che consolida la terza posizione e si porta a 54 punti in classifica. Rocca Priora che resta ferma a 49.